Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e oggi siamo qui ritornati su Clash Royale per andare ad aprire l'offerta, diciamo, del baule col cannone a rotelle assicurato. Quei 6 bauli magici, appunto, col cannone a rotelle assicurato. E andremo a vedere cosa succede se, diciamo, ci dovesse capitare il super bonus, il bonus massimo. Adesso non ricordo come si chiamano, perché era praticamente la stessa cosa dei pipistrelli, se non ricordo male, dove ci ho fatto anche una chest battle con Zane. Vi lascio il link in descrizione di quella chest battle con i pipistrelli e i bauli giganti. Mi raccomando, andatevela a vedere, appunto lascio il link in descrizione, comunque lo trovate qui in alto a destra nelle schede. E appunto vediamo quanti cannoni a rotelle ci danno con magari un bonus massimo, sempre se ci dovesse capitare, o con un super bonus. Adesso neanche ricordo come si chiamano, perché non ho visto chest opening di altri, se ci hanno fatto i video, perché ultimamente un po' anche come voi sto seguendo meno YouTube e quindi ne sto seguendo veramente pochi. E a proposito di questo, fatemi vedere che ci siete con un bel mi piace, cerchiamo di arrivare almeno a 5.000 like, perché se dovessimo arrivare a 5.000 like andiamo a potenziare il cannone a rotelle fino a quanto riusciamo a potenziarlo e ci andiamo a fare delle belle partite vedendo un po' come funziona. Quindi mi raccomando, se vorreste vedere una cosa del genere lasciate tanti bei mi piace. E niente, detto questo, vediamo un po' effettivamente cosa succede se dovessimo veramente trovare l'ultra bonus o il bonus massimo, insomma, perché teoricamente potremmo anche trovare più delle 4 epiche canoniche. Ora non lo so, perché ripeto, non ho visto altre cose da altri e non mi sono informato a riguardo, però magari potremmo trovare più di 4 epiche, perché se dovessimo trovare già 5 o 6 cannoni a rotelle sono più di 4, che poi in realtà a volte capita di trovarne 5, perché comunque 4 sono garantite e poi se ne potrebbero trovare anche 5. Se non mi è mai capitato, fatemi sapere sotto nei commenti se vi è mai capitato di trovare 6 epiche in un solo baule magico, però 5 a me ogni tanto è capitato. Detto questo, andiamo e vediamo un po', magari riusciamo a trovare anche una leggendaria. Comunque 1200 di oro, ovviamente 8 frecce, quindi un po' pochine, 18 sgherri, 32 tesla, 37 goblin, 10 sfere infuocate che non sono mai male. Tra l'altro, come vedete, l'ho portata anche al 10 la sfera infuocata, che è tantissima roba. Vediamo 14 giganti e teoricamente adesso ci dovrebbe dare già almeno 4 cannoni a rotelle. Infatti vediamo già che la carta pulsa, tipo, come possiamo dire, sì, diciamo sta lì e che freme per essere aperta. Vediamo quanti sono per 2, per 3 col bonus, per 4 il super bonus, niente, solo super bonus. Comunque bene, abbiamo trovato i 4, non è male, perché siamo qui per trovare appunto i cannoni a rotelle. Però io voglio arrivare un po' di più, sempre se è possibile, adesso lo andremo a scoprire insieme. Comunque vediamo un po' il prossimo: 3 orda di sgherri, 9 tesla, sempre sta tesla che non ci serve a niente, 34 arcieri, 48 pipistrelli, sono finite le comuni. Non sono finite le rare purtroppo e abbiamo trovato tutte carte che a me non servono per niente. Vediamo un po' quanti cannoni ha questa botta. Bonus, super bonus, mega bonus, attenzione, bonus massimo. Quindi teoricamente possiamo trovare massimo 6 cannoni a rotelle. Quindi adesso posso dire di aver trovato 6 epiche con un solo baule, con un solo baule magico. Teoricamente non ci dovrebbe essere un bonus superiore al bonus massimo, perché se è il bonus massimo, non lo so. Comunque se ci dovesse essere, adesso con altri 4 bauli spero di riuscire, insomma, a trovarlo questo altro bonus. Comunque di nuovo pipistrelli, spiriti di fuoco, arcieri, sono finite adesso le comuni, tra l'altro di nuovo l'orda di sgherri, 10 estrattori di elisir, non sono finite le rare, adesso sì, speriamo che ci resto subito tutte le epiche, purtroppo no, e già ci ha dato 2 epiche, quindi adesso troveremo massimo 2-3 cannoni a rotelle. Comunque il barile goblin buono, e infatti ce ne ha dati solo 2. Peccato, peccato, bruttissimi sti bauli magici, perché almeno a trovare quelle carte che mi possano interessare, neanche quelle. Quindi andiamo appunto col prossimo baule magico, con 2 torri infernali messe così, 3 giganti messi così a caso. Che cos'è? Ma perché? 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 Neanche sono finite le rare. 5 skip di rare, tutte poche inutili così. Infatti tutte le comuni adesso e vediamo, dammi almeno 6 cannoni a rotelle, almeno 6 cannoni a rotelle. Super bo, niente, niente, solo quelle garantite. Veramente il baule magico più brutto che abbia mai visto, giusto perché ho trovato la torre infernale e i giganti, ma ne ho trovati solo 2 e 3, quindi capirai, inutile. Ok, gli ultimi 2 bauli magici, speriamo almeno di trovare la leggendaria, speriamo di trovare lo stregone elettrico, ma io mi accontenterei anche di una leggendaria normalissima, perché tanto, visto come stanno andando, abbiamo finito adesso le comuni comunque. Non le rare, adesso sì le rare, oh, ok, 14 torri infernali, ok, niente, ha fatto la stessa cosa di prima. Scommettete che ci dà di nuovo solo 2 cannoni a rotelle? Vediamo un po'. No, bonus, attenzione, ok, vabbè.
Meglio di niente. Ok, comunque, ultimo baule magico, tristissimi. Tristissimi sti bauli magici, purtroppo. Comunque, 1200 di oro, 5 barbari scelti, 16 goblin lancieri, 5 domatori. Attenzione, buono così. Comunque, come avete visto, ce l'ho al 10. Sono finite qui le rare, ma non le comuni. E infatti. E niente, niente leggendaria. Peccato, ci credevo questa volta nella leggendaria. Comunque un cucciolo di drago e vorrei almeno, almeno tre cannoni a rotelle. Almeno tre cannoni a rotelle vorrei, insomma. Ok, cioè ci ha dato il minimo indispensabile, ma cioè io veramente rimango allibito davanti a questi bauli. Ok, comunque l'abbiamo presi. Qui abbiamo tra l'altro un baule argentato. Andiamolo ad aprire, niente. Non apriremo il baule super magico, però il baule magico sì, dato che tanto siamo in serie di bauli magici. Ok, uno schifo anche questo. Beh, oddio, possiamo quasi portare la scarica al massimo, tra l'altro. Uno schifo di baule anche questo. Ma diciamo no ai bauli magici, veramente ragazzi, diciamo no ai bauli magici che sono uno schifo clamoroso. Comunque raga, teoricamente abbiamo scoperto che il bonus massimo ti dà 6 cannoni a rotelle. Fatemi sapere voi come vi è andata, se l'avete shoppata ovviamente. Lasciate 5.000 mi piace se vorreste quel video in cui potenzio il cannone a rotelle fino a quanto io riesca a potenziarlo e lo andremo ad utilizzare tutti insieme. Quindi niente ragazzi, mi raccomando, iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto per rimanere attivi per tutti i prossimi contenuti. Per me è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao raga!